Quali sono le carte che ho mandato a gradare da High Grading? A quale TCG appartengono? E che valutazione hanno ottenuto dopo l'attenta analisi svolta dalla casa di gradazione italiana? Nel video di oggi troverete la risposta a queste domande. Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. Giorni fa ho deciso di utilizzare il servizio di una delle case di gradazione italiana più affermate nel settore, High Grading. Il pensiero mi ha sempre sfiorato e in mente avevo un determinato gruppo di carte, 4 per la precisione, che avrebbe fatto al caso mio proprio perché particolarmente uniche nel loro genere. Ho pensato proprio a loro perché so come le ho conservate, tenute addirittura all'interno di una triplice bustina da quando le ho ottenute, e poi custodite in un album con zip riposto assieme agli altri... lì. E quando dico lì, è proprio lì. Il binder nero al centro. Va bene Arconte, ma di che carte si tratta? Un piccolo indizio, i rispettivi starter si trovano alle mie spalle e sono stati venduti prima del rilascio ufficiale del gioco. Sto parlando dei leader presenti nel deck di prima edizione del TCG di One Piece. Quindi, selezionati gli elementi che si sarebbero prestati alla gradazione, ho dato inizio ad una serie di step che potrete seguire anche voi quando dovrete spedire una carta non solo alle case di gradazione, ma anche ad un altro privato dopo una compravendita. Nel video odierno quindi vi renderò partecipi di ogni passaggio che ho personalmente seguito, partendo dalla messa in sicurezza della carta fino a quando il pacco è tornato indietro con le valutazioni pronte per essere visionate. Vuoi dare il via alla tua avventura come collezionista nello sconfinato universo dei TCG ma non sai da dove iniziare? Colleziono da zero è la soluzione che fa per te. Con questa guida dettagliata imparerai non solo a conoscere le basi di questo mondo, ma anche le strategie avanzate per massimizzare il valore della tua raccolta. Che tu sia alle prime armi o un amatore, questo libro sarà la bussola che ti guiderà nello sconfinato universo dei GCC. In Colleziono da Zero troverai consigli utili per muovere i primi passi in questo mondo, una panoramica sulle tecniche del collezionismo, come reperire intere collezioni attraverso strategie mirate senza spendere un patrimonio anche se non hai esperienza. Acquista ora la tua copia personale cliccando il link che ti ho lasciato in descrizione o direttamente su Amazon digitando nella barra di ricerca Colleziono da Zero. Grazie infinite per il supporto e buona lettura. Torniamo al video. Ed ora scopriamo assieme il processo di preparazione e quanto è stata la valutazione finale dei 4 leader super pre-release del TCG di One Piece. Andiamo a dargli un'occhiata. Perché proprio loro? Prima di partire, qualcuno può essersi posto questa domanda. La risposta è: a differenza dei leader tradizionali presenti negli starter classici, questi hanno immagini diverse prese tutte dall'anime, a differenza delle controparti pubblicate in data di inaugurazione che invece riportano i disegni presenti nel manga. Poi anche la dicitura Super Pre-Release punzonata in trama dorata sulla carta stessa gli conferisce quel design accattivante che personalmente mi è sempre piaciuto. Ed in più c'è anche il fattore reperibilità. Infatti questi 4 leader sono stati resi disponibili unicamente durante la campagna di lancio anticipato, ed attualmente sono detenuti solamente da chi o ha partecipato all'allora evento in questione o chi li ha comprati da terze parti. Ma tornando al processo di preparazione alla spedizione, la prima cosa che ho fatto è stato recuperare 4 top loader da 35 PT, inserendo subito dopo ogni carta al loro interno così da fornirgli una base perimetrale quanto più solida possibile. E grazie anche alla presenza delle outer sleeve, ogni elemento è entrato perfettamente all'interno dell'accessorio, non lasciando spazi che potessero eventualmente danneggiare i bordi o gli angoli della carta stessa durante il trasporto. Come vi ho già anticipato, erano presenti ben 3 strati di sleeve, inner, standard ed outer per l'appunto, quindi oltre al volume di larghezza anche quello in altezza ha fatto sì che la carta restasse praticamente immobile all'interno del proprio alloggio. Arconte, ma così non è esagerato? Meglio esagerato che lasciare le cose al caso, non si può mai sapere. Di seguito ho recuperato un cartone abbastanza capiente da poter ospitare l'intero corpo principale al suo interno, ed una volta tagliato ho piegato a metà il cartone stesso così da creare una sorta di portafoglio aperto su 3 lati. E qui mi si è posto il primo quesito. Una volta chiuso con lo scotch il tutto, con il trasporto si può incorrere in situazioni piuttosto fastidiose dove i lati del top loader vanno ad incollarsi con il nastro adesivo. Questa cosa non reca danni alla carta, per carità, ma sempre per il principio di esagerazione ho deciso di ricorrere ad una sicurezza in più.
Quindi ho preso un foglietto quadrato da appunti e tagliandolo a metà ho costruito una sorta di gabbia chiusa su tre lati ed aperta sul restante, che poi andrà a coincidere con la parte chiusa del cartone. Incollando quindi le tre linguette tra loro sul punto di giunzione, ho creato un sistema di sicurezza aggiuntivo che può essere estratto facilmente, non intaccando minimamente sull'integrità del top loader, preservandolo inoltre da imprevisti che, con il trasporto, possono sempre presentarsi. Infine, unito il tutto, ho chiuso con ulteriore scotch la protezione, assicurando ogni carta poi in una scatola che ho avvolto in un foglio di pluriball. E quindi, una volta arrivato il corriere, ho affidato a lui la spedizione, in attesa che arrivasse ad iGrading. Non ho dovuto aspettare molto prima che il pacco tornasse indietro, circa una settimana, e riconsegnatomi dallo stesso corriere che lo aveva prelevato all'andata, non ho resistito e mi sono apprestato ad aprire il tutto. Quindi, tolto il sigillo che garantiva la sicurezza del contenuto, ho aperto la confezione a scrigno che mi ha dato il benvenuto dapprima con il logo della casa madre riportato nella parte interiore del coperchio, e poi con le quattro carte gradate ivi custodite ed il solo logo ad adornare il tutto in fondo alla scatola. Successivamente, ponendo in ordine di ricezione sul playmat i quattro case, ho dato il via alla scoperta del valore di ogni carta. Finalmente ci siamo, non vedo l'ora di vedere quali saranno le varie valutazioni delle carte che sono tornate da iGrading. E perché questa è dorata e le altre no? Questa è dorata, questa qui è dorata, signori. Non so se adesso ve la mostro, vedete, ha una finitura dorata, mentre le altre no, hanno questa finitura qui. Perché? Questa ha preso un voto alto, me lo sento, questa ha preso un voto alto, quindi... Questa è Crocodile addirittura. Mettiamolo da parte, va Crocodile, e poi lo vediamo. Allora, partiamo proprio dal principio. Quindi partiamo dallo starter 1, che è Luffy. Prendiamo una carta, così almeno copriamo anche le varie valutazioni, perché non voglio proprio anticiparmi nulla. Allora, signori, vediamo un po'. Piano piano, piano piano... Bene, iniziamo con un 10, superficie 10, ok, age 10, corner 10, attenzione signori, centering 9,5, quindi questa credo che sia una, olè, 10, bellissimo, parte subito il Luffy. 10, signori, super pre-release, tanta roba, tanta roba, bello, bellissimo, sono contentissimo che il mio leader preferito abbia preso 10, meraviglioso. Partiamo adesso con il Eluisi, IOP 0, no, starter 4, no, voglio vedere lo starter 2, quindi Kid, dovrebbe essere Kid, quindi aspettate un secondo che facciamo sempre... La stessa identica cosa. Mettiamo da una parte il tutto. Vediamo pure lui quanto ha preso. Allora, Surface 10. Molto bene. Age 10. Corner 10. E... Oh, centering 9,5. Quindi dovrebbe essere 10 anche questo. E infatti, signori, è 10. Gen Mint anche per il nostro Eustace Captain Kid. Tanta roba, ottimo, sono contentissimo di questo, benissimo, mettiamo anche lui qui da una parte, adesso andiamo con Kaido, dovrebbe essere Kaido, sì, sempre la carta ad oscurare il tutto, tiriamo su, perfetto, mettiamo sempre il cartone da una parte, e vediamo, Surface sempre 10, fantastico, Age 10, bene, Corner 10, no, beh, niente, centering 9,5, quindi a maggior ragione 10 anche lui. Molto bene, beh, signori, allora, se hanno preso 10 e sono normali e lui è dorato, allora qui probabilmente può esserci qualcosa di veramente molto molto interessante, signori. Qualcosa di straordinariamente interessante. Sempre carta. Vai. Allora, pronti? Chiudiamo in bellezza, dai, chiudiamo in bellezza. Surface 10 e va bene. Age 10 e va bene. Corner 10 e va bene. E signori, centering 10 è una pristine.
Esatto, 10 Pristin, signori. Crocodile per tutti gli appassionati di Crocodile. Tanta, tanta roba, signori. Ecco qui le quattro carte che sono tornate. Sono contentissimo della votazione che hanno ricevuto, perché fra un po' vi dirò anche dov'è che le vado a sistemare. Insomma, faranno la loro grande figura. E con 3-10 Near Mint ed una Pristin, finalmente potrò sistemare l'angolo dedicato al TCG di One Piece presente in postazione, sostituendo con le carte gradate dei rispettivi leader i deck di prima edizione. E devo dire, ci stanno davvero molto bene. Ora, dopo aver parlato delle carte e aver scoperto la valutazione, spendiamo due parole sul servizio. Non è la prima volta che mi rivolgo ad iGrading. Infatti, mesi fa chiesi ai signori di Loop Games, che sono un punto sponsorizzato, di farmi gradare la Korshem Crossroad of Elements Cold Foil di Flesh and Blood, che ha preso un dignitosissimo 9.5. Ovviamente, però, c'è un però. Non tutti gli appassionati hanno un iGrading point vicino casa, e quindi come si potrà fare per mandare le proprie carte a far valutare? Optando per il ritiro a domicilio, proprio come ho fatto io con le carte che abbiamo già visto. Il procedimento sarà semplice, vi basterà registrarvi sul sito o l'applicazione, accedere alla vostra area personale, cliccare sul tasto Nuovo ordine ed inserire tutti i dati dell'elemento scelto, selezionando in più anche i servizi aggiuntivi a vostra disposizione come assicurare il pacco, pagare con un credito accumulato, usufruire di un codice sconto e, per l'appunto, far ritirare e consegnare a domicilio la spedizione. Una volta quindi ottimizzato il carrello a seconda dei propri bisogni, non vi resterà altro da fare che confermare e pagare per ricevere il servizio richiesto. Ma non finisce qui, perché con iGrading sarà possibile non solo far valutare le proprie carte, ma anche booster pack e box sealed, in alcuni casi anche con la presenza di un case morbido, a differenza del tradizionale rigido antiurto che caratterizza il servizio completo. E a proposito del case, personalmente lo adoro, ha una forma più elegante rispetto allo scafandro delle case di gradazione più accreditate, proponendo dei lati tagliati a diamante che, opinione puramente personale, risultano esteticamente più gradevoli. Per quanto riguarda la targhetta, è minimale e questo a me basta ed avanza. Ci sono comunque altri competitor che hanno dato un tocco di personalizzazione in più alle proprie. Bellissime, per carità, ma quello che a me interessa è la carta in sé, quindi non ci faccio troppo caso. De Gustibus. Ma Arconte, a differenza delle PSA o le Beckett, queste hanno un grosso limite. Non si possono impilare. Non è del tutto esatto. Infatti, integrate nella struttura del case, saranno presenti delle dentellature sulla parte dorsale e dei fori su quella frontale, che permetteranno quindi ad ogni carta gradata attraverso il sistema iGrading di essere impilata senza nessuna limitazione, ponendole semplicemente una sopra l'altra. Ovviamente sarà consigliabile togliere la sleeve protettiva fornita di serie prima di effettuare tale procedimento. Come sarebbe a dire sleeve di serie, Arconte? Come abbiamo già visto, una volta che aprirete la confezione cartonata brandizzata, sarà presente il case, già inserito a sua volta all'interno di una bustina protettiva esterna. Così facendo si preserverà l'intero prodotto da agenti esterni come polvere o sporco, e tale accuratezza non vi costringerà quindi ad acquistare accessori da terze parti, come ad esempio per altri servizi, dove si dovranno recuperare invece delle sleeve vendute separatamente. Unica pecca che ho riscontrato è che i case di iGrading non entrano nelle pagine della Ultra Pro ideate appositamente per raccogliere in esse carte gradate, o per meglio dire, ad entrare ci entrano, ma non avranno quel grip necessario per restare ferme, e quindi cadranno dal proprio alloggio una volta che la pagina stessa verrà maneggiata. Ma a parte questo piccolo neo, consiglio vivamente di rivolgervi al servizio erogato da iGrading se vorrete far valutare le vostre carte rare. In descrizione vi lascerò tutti i riferimenti del caso, così potrete da voi visionare ogni aspetto che questo servizio potrà fornirvi. E voi vi siete già rivolti a questa casa di valutazione italiana? E se sì, qual è stata la vostra esperienza? Come sempre fatemelo sapere nei commenti. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci vi invito a cliccare qui a sinistra se vorrete scoprire altri contenuti interessanti legati al mondo dei TCG. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia, noi ci vediamo al prossimo video.